Ciao a tutti, oggi faccio questo video per provare la parte gaming di iPhone 5S. Come sappiamo, iPhone 5S monta un processore A7 a 64 bit che fa girare il tutto davvero con molta fluidità. Ora andiamo a vedere qualche gioco. Io ho installato 3 giochi, Asphalt 8, Mortal Kombat 3 e Zombie Frontier. Proviamo Asphalt 8. Tra l'altro Asphalt è stato aggiornato proprio in questi giorni. Ok, facciamo una partita veloce. Va bene, in Nevada. Ok, avanti. Non ci interessa. Va bene, iniziamo la gara. Vediamo che i tempi di caricamento sono molto brevi. Ok, iniziamo questa gara. Nevada. Usiamo il volume al massimo. Ok, già. E partiamo. Bene. Come vedete, ora questa posizione è difficile giocare, però è proprio per vedere la fluidità di Asphalt 8 su iPhone 5S. Abbiamo tutti i dettagli al massimo, infatti abbiamo molti effetti grafici. Ok, vediamo i bidoni, vediamo di NOS. Ok, non abbiamo il benché minimo rallentamento o lag, il gioco risulta davvero davvero molto fluido. È un piacere giocare con l'iPhone. Qui vediamo di eliminare questo. Bene, nel frattempo è arrivata un'email. Anche l'audio è fantastico. Diciamo che questa macchina non è il massimo quanto riguarda la velocità, però non stiamo qui a testare la macchina ma il gioco in generale. Sempre massima fluidità. Ok, direi che ok, chiudiamo le notifiche. Ok, possiamo abbandonare la gara, facciamo un'uscita brusca e andiamo a provare un altro titolo, Mortal Kombat 3. Questo l'ho acquistato a, mi pare, un'ottantina di centesimi. Davvero un'ottima riproduzione del mitico picchiaduro di qualche anno fa. Ok, facciamo una gara arcade, proseguiamo una partita che io avevo lasciato in sospeso. Ok, come vedete la grafica è davvero da console. Ok, anche i comandi, ripeto, giocare in questa posizione è davvero molto molto scomodo. Perfetto, è già stato eliminato. Thank you.
ma è per vedere la fluidità del gioco, non per testare le mie doti da giocatore che, devo dire, sono molto scarse. Anche qui nessun rallentamento. Bene, mi becco anche una fatality da reptile. Ok, direi di uscire. Ora proviamo Zombie Frontier. Da notare la velocità di apertura di ogni gioco. Sto praticamente uscendo e lasciando i giochi in background, e come vedete la velocità è davvero davvero eccezionale. Ok, andiamo in play, partiamo. Adesso gli zombie ci assaliranno in massa. Buttiamo una bomba. Ok, anche qui vedete la grafica è davvero davvero bella, la fluidità è sempre ai massimi livelli. Giocare è davvero davvero un piacere. Io credo che già giocare con un telefono non sia il massimo a livello di comodità. Non abbiamo i comandi fisici, un joystick, quindi se ci metti anche un telefono che nei giochi ti rallenta o ti scatta o ti lagga, diventa davvero un qualcosa di ingiocabile. Qui diciamo che su iPhone, tra l'altro poi su tutti gli iPhone, i giochi hanno sempre performato, però diciamo che su questo 5S davvero davvero Apple si è davvero superata. Ok, possiamo uscire anche da qui. Bene, per questo video focus su alcuni giochi è tutto. Un saluto, ciao.